Ciao e ben ritrovato e o ben ritrovata. Oggi parliamo di come vendere un tuo libro o i tuoi libri online. Subito dopo la sigla. Allora, come si fa a vendere un libro o i tuoi libri online? Beh, innanzitutto mi voglio scusare per l'audio che non è il massimo, purtroppo mi si è rotto il microfono professionale e quindi dovrò adesso attendere che ne arrivi uno nuovo. Io sono Mirko Galassi di webenjoy.net e moneyhabitual.com. Da 20 anni lavoro nel campo del digital, da 10 come imprenditore e negli ultimi e nei presenti 10 come tecnico. E oggi ti voglio spiegare come puoi vendere i tuoi libri online. Ovvio, diciamo la modalità, la strategia può cambiare a seconda che tu voglia vendere un libro o più libri, ok? E adesso andiamo a vederlo nel dettaglio. Allora, intanto emerge subito una questione. Fai business oppure vuoi liberare la cantina da quelli che sono i tuoi libri di scuola? Questa è importante, un'importante considerazione che mi permette di capire o di darti anche gli strumenti utili in un caso o nell'altro, ok? Ovviamente nel canale di MoneyHabitual ci occupiamo prevalentemente di vendita e di marketing rivolto agli imprenditori, per cui siamo un po' più sensibili a quelle che sono diciamo, le tematiche legate al business. Per cui, se vogliamo, supponiamo, vendere un libro, il tuo libro, perché hai scritto un libro e ti serve per spingere la tua professione, piuttosto che fare marketing per qualsiasi altra ragione o semplicemente fare vendita, ok? Uno dei metodi che puoi utilizzare è il book funnel. Ho già parlato del book funnel in un altro video in cui intervistavo Gianni Golfera. Il video mi sembra che si chiami Come Gianni Golfera trova clienti online. Okay? In questo video mostriamo proprio il metodo usato da Gianni per acquisire nuovi clienti ed è un metodo che adesso ti vado a spiegare. Sostanzialmente si tratta di promuovere su internet il tuo libro. Quindi prima devi avere realizzato questo libro. Poi costruirai una landing page. Se non sai che cos'è una landing page, brevemente ti posso dire che è una pagina sviluppata apposta per parlare di un determinato contenuto. Quindi questo contenuto potrebbe essere o un lead magnet, cioè qualcosa che dai gratuitamente, o un qualcosa che vuoi vendere. Quindi si tratta sostanzialmente tra parlare di un opt-in page rispetto a una sales page. In questo caso si tratta di un lead magnet, per la verità, anche se è un magnet di una certa qualità, perché è un libro anche cartaceo. Quindi tu cosa fai? All'interno di questa pagina vai a dire i vantaggi che una persona può trarre dal tuo libro in termini di crescita, in termini di vantaggi di tipo anche personale, strategico, finanziario, quelli che sono, ok? Quindi a un certo punto cosa devi fare? Punto 2, devi prendere del traffico e mandarlo direttamente su questa pagina. Da dove lo prendi il traffico? Lo puoi prendere da Facebook, lo puoi prendere da Instagram, lo puoi prendere da Google Ads, lo puoi prendere dalla SEO, lo puoi prendere da YouTube, come sto facendo io. Quindi cosa fai? Prendi il traffico e lo sposti, lo mandi a questa pagina. Devi ovviamente avere un copy, una scrittura che vada a parlare subito in maniera intelligente, mirata a quello che è il tuo interlocutore, in modo da sollecitarlo affinché decida di comprare il tuo libro, che però non dai a caro prezzo, ma offri semplicemente al costo di spedizione. E infatti avrei già visto che ci sono altri che vendono il libro in questo modo. Allora, dirai, cosa ci guadagnano? Beh, allora, innanzitutto il libro in questo modo è preso, stampato e fatto tutto da loro, per cui non tagliano fuori tutti quelli che sono i costi di distribuzione e di editoriali. Quando più di 20 anni fa
sono uscito dall'università, ho fatto un corso di editoria, ero in seminario di un giorno e in questa giornata l'editore che ci fece il corso ci disse, sai, sapete, nel mercato dell'editoria il libro, che supponiamo costi 10 euro, di questi 10 euro, 5 euro vanno alla distribuzione, quindi alle varie Feltrinelli, Melbooks, eccetera, eccetera, che distribuiscono il libro, 4 euro vanno all'editore e solo 1 euro vanno a chi ha scritto il libro, che veramente ha fatto poi il grosso del lavoro, da un lato, però anche la distribuzione, che significa venderlo, è importante, no? Quindi, facendo così, cosa succede? Che tu intaschi sostanzialmente tutti i soldi, ma soprattutto la cosa più importante è che tu acquisisci il nome e la mail o delle informazioni strategiche di chi è interessato al tuo libro, e a questo punto ti costruisci una lista di clienti. Quindi di fatto il tuo libro, che magari in stampa ti costa 3 euro, okay, nel momento che lo vai a spedire te ne costa altri 3, magari ci puoi anche marginare 2 o 3 euro da questa opportunità, che poi utilizzi per fare la pubblicità. Quindi, bene o male, potresti anche andarci in pari, può essere, oppure ci puoi perdere di poco. Qual è il vero valore aggiunto che hai? Che tu, in un book funnel, il funnel è soltanto l'inizio di una strategia di marketing e di vendita che appunto tu inizi con il libro, perché poi a questa lista andrai ad offrire dei prodotti che sono più in alto rispetto alla tua value ladder, che possono essere, ad esempio, i tuoi servizi di consulenza o, non so, dei servizi o dei prodotti a valore aggiunto. Ad esempio, hai un software, hai un prodotto che vuoi vendere, e a quel punto il libro ti è servito soltanto come gancio. Ok? Quindi questa è una strategia, a mio avviso, molto efficace, che sta andando molto in questo momento. Un altro modo che hai, se vuoi invece vendere i libri e non hai, diciamo, da un lato tutte queste competenze che ti servono per costruirti il book funnel, e non vuoi affidarti a qualcuno per costruire il book funnel, ma vuoi direttamente vendere il tuo libro, una delle cose che puoi guardare è Amazon Kindle Direct Publishing. Ok? Che cos'è? È un servizio che ti mette a disposizione Amazon e ti permette praticamente di, una volta che tu hai scritto il tuo contenuto, di impaginarlo secondo quelle che sono le linee guida di Amazon, e lui si occuperà di tutto il resto. Quindi si occuperà di stampare il tuo libro, di spedirlo a chi ha chiesto il tuo libro e di fatturare direttamente il tuo libro. Quindi a te ti arrivano soltanto i soldi. Quindi cosa fa Amazon in questo caso? Fa da editore e fa da distributore, quelle due funzioni che abbiamo detto prima, però lasciando a te molto più incasso di quello che succedeva prima. Quindi diventa una soluzione più comoda e anche molto intelligente. Ecco, questi sono i due sistemi. Poi dopo, se invece il tuo scopo era quello di andare a vendere dei libri usati che magari ti sono rimasti in cantina, ti dico, guarda, ci sono già delle guide come quella di Ranzulla che ti suggeriscono di andare ad esempio su Libraccio.it piuttosto che su altri canali, su altri libri, su altri siti. Io ti consiglio di guardare questi siti e puoi valutare direttamente quale utilizzare. Se invece vuoi avere maggiori informazioni su come puoi fare un book funnel o come puoi vendere meglio i tuoi prodotti online, guarda qui sotto che ci sono delle informazioni utili per te. Ciao, alla prossima!